Presidente, è un'opportunità per la federazione avere questa manifestazione a Pestum. È importante la presenza di tantissimi bambini che sono il nostro futuro ed è anche un ritorno turistico per Pestum e per la provincia. Sicuramente, è una tappa importantissima per la nostra federazione che organizza tantissime manifestazioni. Questa è dedicata ai bambini, ma il luogo è molto significativo, molto accattivante dal punto di vista turistico e quindi ci sarà un aiuto vicendevole, una collaborazione vicendevole che ovviamente andrà a esaltare il luogo ma soprattutto anche la manifestazione. Qual è l'obiettivo che vi ponete? L'obiettivo è quello di raggiungere moltissimi iscritti, ne abbiamo già circa 1000, sono più di 15 gruppi provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. L'obiettivo sarà quello di allietare al meglio ma di dimostrare quello che è il valore delle tradizioni popolari in chiave spettacolare in un luogo straordinario e meraviglioso quale quello di Pestum. Si dice che i giovani sono poco ricettivi alle tradizioni del passato, invece non è così, lei è d'accordo? Sicuramente è una materia molto particolare questa di rendere accattivanti le tradizioni popolari, di certo è necessario per una buona educazione dei ragazzi, per una ottima formazione, senza mai perdere di vista quello che è l'aspetto identitario che sicuramente li aiuta a crescere.